In diretta la Santa Messa dal Santuario Maria Santissima dell'Abbondanza, Marzano, Avellino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle che ci seguite attraverso la diretta televisiva, benvenuti nel Santuario di Maria Santissima dell'Abbondanza qui in Marzano di Nola. Vi raggiunge il volto tenero della Madre, quella Madre che consola le nostre lacrime, consola il nostro dolore e gioisce con noi quando seguiamo sempre più da vicino suo Figlio. Oggi è il giorno del Signore. Il Signore è veramente risorto. Il Signore ha sconfitto per sempre le tenebre del peccato e della morte e regna in eterno. In questa solennità di Cristo Re che conclude l'anno liturgico, vogliamo guardare a Cristo, Alfa e Omega, principio e fine della storia dell'umanità. E intanto, prima di celebrare questa Eucaristia, vogliamo riconoscere che siamo peccatori, bisognosi tutti quanti di perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente,
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse, nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo
e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e la ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però a suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà sottomesso, anche Egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia con tutto in tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete visitato, vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Ricordiamo tutti quella espressione molto forte che il Papa San Giovanni Paolo II utilizzò nella Valle dei Templi di Agrigento, ecco, dopo i fatti malavitosi accaduti proprio in quegli anni, all'inizio degli anni 90, nel periodo in cui il Papa San Giovanni Paolo II visitò anche la nostra chiesa nolana. Papa Giovanni Paolo II gridò: un giorno verrà il giudizio di Dio. Ricordiamo la sua indignazione, ricordiamo la sua indignazione contro le forze del male, contro le forze della malavita organizzata lì in Sicilia. Il Signore un giorno verrà. Questa solennità di Cristo Re ci dice proprio che un giorno il Signore ritornerà, e come
Re di misericordia e di giustizia, ci giudicherà. E quel giudizio sarà un giudizio pieno di amore, ma sarà un giudizio vero, soprattutto nei confronti di chi, appunto, non ha saputo vivere la sua umanità, non ha saputo realizzare la sua umanità. Quindi il Signore ci giudicherà non in base alle nostre belle processioni, se sono ordinate, se sono disordinate, alle nostre feste, se spendiamo 10.000 euro o 100.000 euro. Questo il Signore non ce lo chiederà un giorno, ma ci dirà se è stato capace di umanità. Hai fatto emergere la tua umanità? Sei stato capace di amare veramente, di donarti agli altri? Questo ci chiederà. E guardate, le parole che abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo secondo Matteo ci spingono a fare un'analisi attenta, un'analisi ulteriore rispetto al significato letterale di quelle opere di misericordia di cui ci parla l'Evangelista Matteo. Il Signore ci sta dicendo in questa domenica, ci sta dicendo proprio questo. Un giorno tu sarai giudicato non tanto soltanto sulle opere materiali, appunto, che compirai nei confronti degli altri, ma quelle opere di misericordia le possiamo leggere sotto un'altra forma. Un giorno il Signore ci dirà: ho avuto fame di una carezza che mi hai negato nel fratello più povero, più piccolo, una carezza che appunto di cui avevo bisogno e che tu non mi hai mai dato. O ci dirà: bene, quella carezza l'ho ricevuta grazie a quel fratello piccolo che tu hai, di cui ti sei preso cura, hai avuto attenzione. Un giorno il Signore ci dirà: avevo sete del tuo perdono, quel perdono che non mi hai mai voluto dare per situazioni familiari, di proprietà, di beni. Ecco, quel perdono che ti ho chiesto tante volte, in tanti modi, e che tu forse non mi hai mai dato. Ero nudo della mia dignità, perché appunto quando una persona nella comunità sbaglia, perde a volte la dignità per i suoi errori, i suoi sbagli. Però ero nudo e bisognava che tu mi vestissi della tua misericordia, non del tuo giudizio spietato, ma della tua misericordia, della tua comprensione. Ero in carcere, ero nel carcere della mia solitudine, abitavamo vicini, eravamo parenti, e tu proprio in quel carcere della solitudine mi hai girato la faccia. Hai pensato solo alla tua sazietà. Il Signore ci stimola veramente a fare un'analisi attenta della nostra vita alla fine di questo anno liturgico che si chiude. Come sto vivendo l'amore verso i fratelli? Oppure mi nascondo dietro il dito del rito, del momento liturgico, rituale, e poi nella vita concreta non lo vivo quello che vivo nella liturgia? Può capitare anche questo, di nasconderci dietro al rito, di nasconderci dietro alle celebrazioni che sono il cuore, l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana, ma questa Eucaristia deve necessariamente essere poi concreta nella vita di tutti i giorni, deve tramutarsi in carità, in amore, in perdono, in misericordia. Il Signore ci giudicherà alla fine della nostra vita, dice San Giovanni della Croce, unicamente solo sull'amore. Solo su questo ci giudicherà. E noi attendiamo il giudizio di un Padre misericordioso
e attendiamo che Lui un giorno ci dirà, come ha detto agli eletti, venite benedetti del Padre mio, perché mi hai riconosciuto nel tuo fratello più piccolo, nel fratello che non riuscivi a perdonare e che hai perdonato, nel fratello solo, malato e abbandonato a cui ti sei fatto prossimo, nello straniero, nell'immigrato che hai accolto. E noi come comunità abbiamo fatto la scelta di accogliere gli immigrati, e quindi questa ci fa onore, questa scelta che abbiamo fatto, una scelta evangelica al 100%. Vogliamo chiedere appunto l'aiuto alla madre. Ecco, un figlio quando si trova in difficoltà, la prima persona a cui ricorre è la mamma. Vogliamo chiedere l'aiuto a lei, che è la regina che siede alla destra del Re della Gloria, ma una regina piena di umanità, piena di sentimenti buoni, una regina che non è insensibile ai dolori dell'umanità, perché è madre. Una regina che ha imparato l'arte di regnare servendo. L'ha imparata quell'arte proprio ai piedi della croce, quell'arte di regnare. L'arte che Gesù ci ha insegnato, di regnare servendo i fratelli. A lei vogliamo chiedere, alla mamma dell'abbondanza, di poter imparare ogni giorno a regnare con Gesù servendo gli altri, riconoscendolo nel più piccolo. E ora professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore e Signore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opere dello Spirito Santo si è incarnato in seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto vostra curata, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre di ogni misericordia la nostra supplica fiduciosa di figli che si affidano totalmente a Lui, nelle sue mani. Leviamo insieme e diciamo: Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché, unita in Cristo, mite Re di pace, esprima la luce del Vangelo, la giustizia nuova che Egli ha promulgato dalla croce, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi,
e che siano imitatori di colui che è venuto non per essere servito, ma per servire, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per la società in cui viviamo, perché riconosci in ogni essere umano la presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per gli affamati, i malati, i carcerati, i profughi, i clandestini, e per quanti portano nei cuori segno della contraddizione del peccato, non esitino ad affidarsi alla legalità di Cristo, esigente ma liberante, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché seguendo la parola di Cristo sappiano gioire della rinuncia a qualcosa di nostro per aiutare chi è nel bisogno, preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, ciò che abbiamo espresso e tutto ciò che in questo momento portiamo nel nostro cuore. Te lo chiediamo per la mediazione di Gesù Cristo, tuo unico Figlio e nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore
posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ci accetterà questo sacrificio, allora gloria del suo nome, e accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo unico figlio Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Trifone nostro patrono e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi da ogni peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non ti devi partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io te lo sono salvato. Anima che
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Voglio ancora augurare a tutti voi una buona domenica, a coloro che ci hanno seguito per televisione,
una santa e serena domenica. Ecco, la Madonna dell'Abbondanza è la nostra mamma dolcissima, a cui noi marzanesi siamo legatissimi, veramente. Lei ci consola, ci sostiene, ci guarda dall'alto di questo santuario e accoglie tutti quanti, tutti i devoti, i pellegrini che vogliono qui recarsi in preghiera, in meditazione. Affidiamo a lei soprattutto i nostri giovani, ecco, quest'anno celebreremo il Sinodo dei Giovani, le nostre famiglie, ma in modo particolare i nostri ammalati, coloro che stanno vivendo l'esperienza della sofferenza, l'esperienza del dolore, perché sentano la presenza materna di Maria nella loro vita in questo momento di prova. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione, ad ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Vi volga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.